Buonasera. Ok, eccoci qua. Adesso preparo un bel arrosto ripieno con la verdura, la salsiccia, la carne macinata, le uova, il formaggio. Cominciamo e ci mettiamo anche un pochino di lardo di colonnata. Ecco qua, ho questa bella pentola per il mio bel arrosto. Mettiamo un pochino di olio e prepariamo la nostra base. Buonasera a tutti! Andiamo con un bel arrostino, bel arrosto ripieno. Ma quanto mangiano sti ragazzi? Mangiano. Ok, quindi abbiamo sedano, le carote, la cipolla, l'aglio, alloro, salvia, rosmarino, tutti i nostri belli odori. Quindi cominciamo con la cipolla. Mettiamo un pochino di cipolla. Ecco qua. Ciao Salvatore! Questa settimana non vi ho fatto compagnia, oggi vi ho detto che avrei recuperato. Il nostro sedano, la cipolla sta andando, ciao pezzi grandi, non è necessario tagliare i pezzettini, le nostre carote, tagliamo velocemente, dobbiamo essere più veloci della luce. Ecco qua, le nostre spezie, alloro, salvia, rosmarino, via! Uno spicchio d'aglio schiacciato in camicia, mettiamo anche quello, una bella cucchiarella che ci aiuta nel nostro servizio, eccola qua, bene, ecco fatto, perfetto, mettiamo anche le nostre carote. Vi consiglio sempre di preparare per tempo l'arrosto, mi raccomando, fatelo prima, ci vuole sempre un po' di tempo. Oh, ecco qua, già profumato così. Poi, ecco qui la nostra carne, il nostro rollet, l'ho già aperto, ma se voi non siete in grado fatelo fare, mi raccomando, non vi inventate nulla. Se no, poi ci fate male. Le salsicce le abbiamo già stellate. Qui abbiamo un po' di carne macinata. Mettiamo la nostra verdura. Ciao Frank! Che abbiamo ripassato. La verdura, le nostre belle ramolacce selvatiche. Ci mettiamo insieme alla carne. Ok. Ci mettiamo anche del formaggio, formaggio grattugiato e della provola a pezzettini. Facciamo proprio bello, bello, ricco. Intanto saliamo la nostra carne, un pochino. La saliamo un pochino. Intanto la nostra base sta andando. Ok, abbiamo salato la carne. Bene, mettiamo un po' di noce moscata, non salate eccessivamente, mi raccomando, fate sempre in tempo ad aggiungere il sale, intanto le nostre verdure vanno, la nostra base sta andando, perfetto, e mettiamo le uova, vediamo quanti ne prendono, un paio di uova, una o due, vediamo un po'. Ne vogliono due. Ok, mettiamo un po' di sale anche qui. Oh,
perfetto. Giriamo. Grazie, Frank. Molto gentile. Ecco qua. Impastiamo. Bene, 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 bene. Ecco fatto. Dobbiamo essere veloci, veloci, veloci. Ci sono tante cose da fare. Ecco qui. Bene. Un pochino di sale, abbiamo detto. Della nostra carne, il nostro bel impasto. Ok, lo spagliamo un pochino, così facciamo un bel arrosto ripieno, una cosa diversa, lo facciamo il vino con le verdure, la carne macinata, un po' di formaggio, una cosettina vegetariana. Prendiamo le nostre salsicce e le mettiamo così intere, così quando andremo a tagliare l'arrosto si vedrà la nostra bella salsiccetta. Lo andiamo a chiudere e lo leghiamo. Mettiamo qualche fettina del nostro lardo di colonnata. Ci darà sapore, morbidezza alla nostra carne. Poi vedremo, lo useremo anche per i nostri gamberoni, per i miei gamberoni con il lardo, sono una squisitezza unica, ve lo posso assicurare. Perdonatemi, ma io ho poco spazio qui, lavorare è un po' problematico, però ci riusciamo, ci riusciamo. Bene. Ora lo dobbiamo legare. Vediamo. Un vero spago adatto, mi raccomando. Ciao Francesca! Stasera ho le grandi manovre. Prendiamo il nostro bel arrosto. Vado proprio di corsa. Ok. Attenzione che scappa tutto. Adesso lo vediamo anche all'altro senso. Però è un po' fastidiosa la legatura di un arrosto ripieno. È più semplice un roast o un altro tipo di arrosto, però possiamo dedicarci anche a questo, eh? Con un po' di pazienza riusciamo a fare anche questo, perché io vado di corsa come di solito. Vediamo anche in questo altro senso. Di fare sempre tante cose. La pavlova è in forno. Ecco qua.
Via, lo mettiamo in pentola, lo facciamo rosolare un pochino, metteremo del vino bianco un po' di brandy, poi chiudiamo la nostra pentola e lo facciamo andare con un pochino di acqua. Ok? Mettiamo semplicemente un coperchio, prendiamo un po' di vino bianco e un po' di brandy. Ok, ecco qua, prendiamo il brandy. Nel frattempo possiamo smaltire un po' di cose qua. Allora, come vi dicevo, facciamo questo arrostino. E dopo faremo anche dei gamberoni. Grazie Francesco, sei gentilissimo, molto gentile. Ecco, proviamo a girarlo un pochino, vediamo, vediamo il nostro arrosto. Dobbiamo far rosolare, una volta che è rosolato, ecco qui, ecco. Ciao Salvatore, buon pomeriggio anche a te. Stasera mi sto dando un pochino da fare, dopo vediamo anche, continuiamo con il nostro pesce e vediamo con le altre cose. Intanto la pavlova nel forno sta cuocendo e poi facciamo anche la mitifoglie, facciamo la composta e tutto quanto. Poi lo faccio vedere, la crema l'abbiamo già preparata, stiamo mandando a fuoco vivo. Ciao Marina, sì, diversa, ancora non ho finito Marina, lo vizio un po', lo vizio un po'. Però dai, ci sta, ci sta, ci sta. Questo è un arrosto, Marina, l'ho fatto tutto bello ripieno. Guarda che bella pentola che ho comprato. Adesso questa si chiude ermeticamente e il nostro arrosto va. Ecco qui. Ciao Salvatore, grazie. Bene, adesso non vi sto a tediare con i tempi perché questa è una preparazione un po' lunga. Abbiamo visto come si prepara. Adesso ho fatto un pezzettino, un po' di tempi. E dopo lo chiudo con un po' di piatto per andare. Ogni tanto controlliamo quando è 75 gradi, poi tutto il nostro arrosto è pronto. Poi vedremo e la poi vedremo per condire poi le nostre di arrosto. A dopo!